Stiamo aspettando l'autobus. Tra l'altro ieri sera mi è morto la videocamera, quindi non ho potuto farvi vedere com'era il Golden Guy. Il Golden Guy è una zona a Kabukicho piena di baretti piccolissimi e viuzze piccoline, dove tu entri e c'è spazio tipo per 4-5 persone. Bevi, ti fai due chiacchiere e passi la serata, anche se è molto turistica come zona. Diciamo che ci sono più turisti che giapponesi. Lui si è scolato una bottiglia di sake. Io tipo gli ho detto: guarda, io non bevo, fammi una cosa più leggera possibile. Penso che mi abbia dato l'acqua alla pesca. Buona l'acqua alla pesca. Poco salgo borracho, Ora vamos a ir al capibara café. A vedere il capibara! Io mi sono messa la maglietta rosa, spero di far innamorare un capibara. Io non l'ho mai visti dal vivo, non so se hanno pelo duro, se puzzano. Non li voglio vedere, sono contenta. Sei contento di vedere i capibara? Sì, contentissimo. Un'emozione tremenda. Scusate raga, ma sapete che io sono innamorata dei bagni giapponesi. Primo, stanno ovunque. Secondo, sono puliti. Terzo, ci stanno tipo distributori di assorbenti. Ci sta sempre il coso dove poggiare il tuo bambino, che effettivamente immagino, non sono mai stata mamma, però immagino che se c'hai un bambino così che non cammina, fa comodo avere un coso dove poggiarlo. Ci sta la pedana dove ti puoi cambiare, perché se uno esce dal lavoro e poi va con gli amici e si deve cambiare, non si può magari cambiare in ufficio, si può cambiare in bagno, però che schifo. C'è anche la pedana dove cambiarsi. Adoro i bagni giapponesi. C'è il rumore della foresta che ti copre, il rumore della pipì, che per me è importantissimo perché mi vergogno. Vabbè, cioè nel bagno delle donne no, non mi vergogno in realtà, però se c'è gente, tipo a casa della gente, mi piacerebbe tanto avere il rumore della foresta che copre la pipì. Per tanto che vogliano farsi coccolare da me, però sono quasi le 6, quindi magari sono stanchi. È anche un bar di gatti, non è solo capibara, è capineco. Però in eco i gatti si adottano. Ti innamori di un gattino, te lo adotti. I capibara non credo. Felice? Sì? Vediamo che non ti muerdan il culete su capibara. No, perché sennò mi sa che ti devi fare tipo la rabbia, no? Te puoi morder la rabbia. Ovviamente ci sono delle regole da rispettare, tipo lavati le mani, non cercare di abbracciarli, non cercare di sollevarli, eccetera. I capibara sono i roditori più grandi del mondo, pesano tra i 35 e i 66 kg in media, dove la femmina è più grande del maschio. Ho un po' paura dei gatti perché non ce l'ho mai avuti e sono un po' imprevedibili. Non mi danno sicurezza come un cane. Li tocco ma penso sempre che mi mordano. Mira las patitas! Sono originari dei paesi del Sud America, Brasile, Argentina, dappertutto tranne che in Cile, e vivono in boschi o savane sempre vicino a specchi d'acqua, fiumi, laghi. Infatti i capibara possono trattenere il respiro fino a 5 minuti. Sono abili nuotatori e riescono addirittura a dormire sott'acqua, lasciando emergere solamente il naso, gli occhi e le orecchie. Ho paura di dargli fastidio, quindi non mi voglio mettere a toccarlo tanto. Sono erbivori, mangiano principalmente erbe, piante acquatiche, frutta, corteccia, e sono di indole molto tranquilla. Infatti passano quasi tutta la giornata seduti, osservando, rilassandosi, rotolandosi in pozzanghere. Nel caffè c'erano anche molti gatti, ma vi dico molti gatti, e tanti potevano essere adottati. Infatti lì c'era il cartello con tutti i gatti che potevano essere adottati, come si chiamavano, il sesso e anche tutti quelli che erano già stati adottati al lato. Io ragazzi voglio dire una cosa che non sapevo prima di andare. In realtà i capibara non sono animali solitari. Sì, raramente ci sono capibara solitari, però di solito vivono in gruppi composti da 5-10 esemplari. A volte possono arrivare anche a 100 esemplari. In questo caffè tecnicamente dovevano esserci due capibara. In realtà poi sono arrivata e ce n'era uno solo. Il posto non era grandissimo. È vero che questo capibara è nato in cattività, però... ragazzi, a me la sensazione che alla fine ha lasciato, nonostante il capibara fosse carinissimo, è quella del... va bene che ha la sua piscina, va bene che ha il suo spazio, però... non so come accarezzarlo! Le coccoline se le prendeva volentieri perché faceva un suono che era tipo... ci hanno spiegato che era un suono di piacere.
Allora, cosa pensiamo? Io penso che il capibara era carinissimo, c'aveva sempre la faccia arrabbiata come lui, cioè era carinissimo. Ho un po' di paura su come vive questo capibara. Il posto non è molto grande. Io non so se i capibara possono essere animali domestici, ma non ho mai sentito di "ah, io c'ho un capibara". Quindi è vero che nell'ultimo, tipo gli ultimi 10 minuti, il capibara si era rotto, non voleva più stare con la gente, quindi è andato vicino alla sua gabbietta, cioè c'era tipo una stanzetta sua dove c'aveva una vasca da bagno dove si può fare il bagno, da mangiare, così si è rotto, è andato lì, lo staff gli ha aperto la porta, lui è stato lì, non è più uscito. Dico ok, il capibara se n'è voluto andare e se n'è andato, però il capibara sta bene lì dentro. I gatti sono animali domestici, stavano da paura, erano contenti, belli, paciosi, li vedevo proprio felici. Il capibara mi... non tenía mucha presión, no sé si estaba feliz o triste, así que... Era siempre así, ¿qué hacemos? Niente raga, mi sta venendo tutta l'allergia tutta insieme. Stavo in una cavolo distanza con tipo, quanti gatti ci saranno stati? 20? Alcuni gatti mi danno proprio tanta allergia. Verso la fine sentivo il naso che mi faceva... E adesso sono uscita, mi sono lavata le mani e tutto, e mo mi sa prendere l'allergia. Si vede che ho tirato, un'ora era troppo per la mia allergia. Impressionante vedere come certa gente gioca a questi giochetti con il ritmo, è davvero impressionante. Comunque, giusto 2 secondi, vi voglio far vedere, poi ne parlerò meglio in un video che sto già girando, come quest'uva viene 45 euro, questo melone viene 17 euro, queste ciliegie vengono 42 euro. E chi non vuole 2 mele per 7 euro? Vuoi un po' di frutta? È un pochino cara la frutta. È vero che la frutta in Giappone costa tanto rispetto all'Italia. Costa di più, anche con il cambio di adesso che è molto favorevole per noi, anche così è comunque abbastanza cara. Prima con l'altro cambio manco ve lo dico. La cosa che forse va specificata è che la frutta messa così spesso si regala la frutta, e quindi quando fai un bel regalo regali quel tipo di frutta. Se vai in altri supermercati c'è la frutta che si mangia, comunque cara, ma non è così tanto cara. Vuoi mangiare qui? Sei molto bello? Che? Sei molto bello? No, è bello. Tu! Ah, io no. Tu siete bello. No. Qualita, qualita! Abbiamo ordinato una pizza con i pescetti. Si può chiamare pizza? Non penso sia giusto chiamarla pizza. Era una specie di piadina strana. Non mi è piaciuta tanto. Il pesce sì. Sono Ikebukuro, oggi ho un outfit, se non fosse per la pancia di fuori, ma con la gonna larga, molto giapponese. E sono molto contenta perché andiamo a vedere un caffè con i maialini. Sembrano super dolci, ti vengono sopra, mi fanno proprio tanta tenerezza. Inoltre, dopo aver fatto il capibara caffè, che mi ha lasciato un sapore dolce e amaro, perché ho detto, oddio, non so se questo capibara è felice, penso che i maialini, visto che sono animali molto più domestici, penso che siano contenti. Non vengono uccisi dagli argentini per farsi barbecue. Sono contenta. Che tanti siamo. A chi sta il primer servito? Una cosa che non tutti sanno e che secondo me è carina e interessante è che in ogni stazione principale, Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, se è una stazione grande di metro, piano B1, è da mangiare, quindi dove puoi sia prendere da mangiare buono, carino, che puoi regalare, o anche tipo pasti già pronti da portare a casa. È un po' più caro, cioè se vai in un ristorante normale o se vai in un supermercato normale ti viene più economico, però in questi supermercati trovi molti prodotti particolari, tipo trovi magari la mozzarella o il parmigiano, io lo dico. Che te compraste? Una empanada italiana. Non pude resistirme. Questo è quello che ho scelto io, un'insalata con tonno, avocado e noci. Vamos a sentarnos aquí. Fai vedere il tuo calzone, non ti piace? Mi hanno ingannato, è un po' vuoto. Di solito comprarsi da mangiare, dici vabbè, ci sediamo e lo mangiamo, è un po' un problema in Giappone perché non si mangia per strada, non si mangia camminando, quindi anche se è un panino è maleducazione. Noi oggi abbiamo avuto la fortuna di trovare questo rooftop con un sacco di tavoli, con dei ristorantini pure, bel tempo, perfetto, però non sempre così. Per esempio se piove attenzione un po' con quello, ma adesso mi godo la mia insalata.
che è buona, col tonno. Che aproveches. Ti piace? Io ho la mia acqua mini. Provando un nuovo sapore, non tengo ni idea. È molto buono, eh? Muy bueno. Toma, prova, sta riquissimo. Non ti gusta. Muy, muy dulce. No es terrible. Lo que te bebes de manzana es una cosa terrible. Eso es mejor, la verdad. Es muy dulce. Ya no quiero. Ah, buenísimo, mi amor. Controllate sempre il rooftop dei centri commerciali o delle stazioni perché spesso ci sono questi giardinetti. Bellissimo. Vamos, que si no, no llegamos. Stiamo facendo tardi e non mi è arrivata l'email di conferma della prenotazione, quindi mi sta salendo l'ansia dopo aver fatto quell'oasi, quelle farfalline sul tetto. Meno, guarda quante macchinette! Arrivati al Pre-Caffè ti fanno accomodare, ti fanno togliere le scarpe, ti fanno sedere a un tavolino su un cuscino con una copertina sopra, così tu sei più comodo se hai la gonna e i maialini sono più comodi per salirti in braccio. Un signor servito! Quello che succede dopo è che i maialini iniziano a girare tra le persone, si scelgono la persona che più gli piace e ci si mettono sopra e si prendono. Sì. Me mordió esto. ¿En serio? Sto comiendo. Il maialino che si è seduto sopra di me e che mi ha morso era abbastanza grande ed era anche un po' aggressivo con gli altri maialini, perché ho scoperto che vivono in un gruppo dove la gerarchia è davvero molto forte. Quindi anche gli impiegati ti spiegavano: questo è il numero 1, questo è il numero 2, questo è il numero 3. Hola, pequeñito. Basta. E si vedeva, quando si avvicinava un maialino di un rango superiore, faceva spostare gli altri, cioè praticamente gli diceva: voglio sedermi qui. Gna! Li attaccava e gli altri se ne andavano. Allora, lo staff mi ha spiegato. Questo che c'ho qua è il numero 3 di tutto sto branco. Non so se si chiama branco, probabilmente no. E ogni volta che si avvicina un maiale, questo l'attacca e lo morde. E io ho una paura. Quindi sto con questo qui appoggiata la gamba e non mi fa avvicinare nessun maialino carino e ho paura. Avrei potuto mandarlo via, ma Loki mi piaceva. Quindi l'ho tenuto lì anche a costo di farmi addormentare la gamba. Un momento non la sentivo più. Poi è arrivato questo, che era ancora più grosso, che l'ha scacciato e si è letteralmente seduto di peso sulla mia gamba. Avevo le gambe incrociate, non gliene è fregato niente. Sta divertente. Belli. Allora, che vi è sembrato del My Pet Café? Io li vedevo tranquilli, i maialini. Erano contenti, si mettevano lì e riposavano. Ogni tanto non mi piaceva che se ne volevano andare, a volte vedevo che le persone che lavoravano lì è come se li spingevano a restare. Noi facevano resta, resta, resta. Non li prendevano mai con la forza, però era come se te li mettevano addosso e magari in quel momento il maialino non c'aveva voglia. Se non volevano se ne andavano. Quasi tutti poi sceglievano una persona e rimanevano lì a dormire sulla persona prendendosi le coccole. Quindi secondo me, cioè, mi sembravano felici. Me gustaron bastante. Habían algunos que eran un poquito salvajes, pero incluso te mordieron. Fue gracioso. No, quella parte no. Però non ho detto niente perché non volevo che lo togliessero. Che poi si è messo sopra di me, si è messo a dormire tipo 40 minuti fino a che non è arrivato un maiale di un rango più alto e gli ha fatto e se n'è andato. Cioè, non perché non sono gatti, però. No, vabbè ragazzi, ve lo devo raccontare perché sono un po' scioccata. Appena siamo arrivati ci stava tipo un palco con un sacco di gente lì che aspettava e faceva la fila. E lui mi fa: stanno a fare la fila perché cosa? Io ho detto: boh, ci sarà uno show, mi immagino, un'attuazione, qualcosa. Ma adesso siamo usciti e c'era ancora la fila di gente che praticamente faceva la fila per passare davanti alla cantante. C'era sta cantante che stava promuovendo il suo nuovo disco. Letteralmente la cantante diceva questo. La gente passava davanti, la cantante faceva così davanti alla faccia, così ciao, oppure così.
davanti alla faccia. E quelli, sì, però era una cosa velocissima, era tipo, fagli vedere la velocità. Così, neanche una foto, neanche un autografo. Ma che senso ha? Ciao! Neno, qual è il mio Pokémon preferito? Pokémon preferito? No, Charmander, era ese. L'altro giorno ho visto un reel che diceva che se l'uomo non si ricorda le cose che gli dici è perché non gli interessa di te. Ma come? E ogni volta che lo vedo dico, oh wow! Ah, il Gengar! Ah, Gengar, 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 verdad? Ah, ogni volta che vedo un Gengar dico, un Gengar, un Gengar! Boh, ovviamente sono vecchia perché per me c'era Ash, Brock, come si chiamava, la tizia con i codini e il Team Rocket, quindi chi so quelli non lo so. Mi pequeñita. Pikachu dice quanto? Che sono alta 1,67. Sì, 1,67. Non so voi, ma io amavo il Tamagotchi, ne ho anche comprato uno da poco, dove puoi anche giocare online con i tuoi amici, ma non ho amici con cui giocare online che abbiano il Tamagotchi. Comunque, se vi piacciono gli anime, questo è il paradiso. Come sono contenta che mi abbia lasciato scegliere, perché io sono tanto contenta di mangiare questo. Gna gna. Oppure chiesto il riso Omori, che è la più riso perché c'ho una fame oggi, ho l'insalatina e salatina e ce faccio. Macchinette vinco sempre, ma purtroppo quest'anno hanno tolto tutti i premi buoni da questo tipo di gioco. Forse non ero l'unica che vinceva. Sembro una Befana adesso. La Befana. Come sempre, non mi smentisco, ho dimenticato di chiudere il vlog. Ci vediamo alla prossima. Thank you for watching.